Inizia una nuova puntata di campagna live, cari amici ben ritrovati in diretta come ogni mattina su 8 Channel, canale 16. Oggi parliamo di teatro. Ovviamente non mancheranno come sempre i nostri collegamenti con l'informazione e le nostre rubriche, ma voglio subito presentarvi gli ospiti del nostro salotto con noi Cinzia Malanga, regista della compagnia teatrale La Forgia di Caposele. Ben trovata Cinzia. Buongiorno a tutti voi e Luigi Nerio Fungaroli, presidente e attore della compagnia teatrale La Forgia. Buongiorno Imma, buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno. Abbiamo veramente tanto, tanto da raccontare di questa compagnia che ormai... Ha uh, quasi 40 attori, poi ci direte meglio tantissimi, coinvolge intere generazioni, siamo nelle aree interne, ma andremo successivamente anche a Napoli perché il teatro è un linguaggio universale e loro, i nostri ospiti studio potranno dirmi se ho ragione, ma lo scopriremo a breve perché siamo pronti ad andare a Salerno da Filippo Notari. Ciao Imma, buongiorno, buongiorno ai tuoi ospiti, buongiorno ai telespettatori di Otto Channel. Noi ci troviamo all'Università degli Studi di Salerno, a Fisciano, dove è stato presentato, tu facevi riferimento alle aree interne, è stato presentato un progetto molto, molto importante che potrebbe rappresentare una soluzione per contrastare lo spopolamento e per dare maggior supporto a questi territori. In pratica è stato firmato un protocollo d'intesa tra l'Università degli Studi di Salerno e il comune di Sant'Angelo dei Lombardi e più in particolare con la città dell'Alta Irpinia per analizzare i processi formativi e diciamo, le evoluzioni territoriali. Un, molto, un progetto molto ambizioso e che si articolerà in più fasi a proporlo è stata la professoressa Emiliana Mannese, presente anche la sindaca Rosanna Repole, oltre chiaramente alla direttrice del Dipartimento di ISUF, Paola Aiello. Uh, le fasi del progetto sono state articolate e spiegate in conferenza stampa. Il punto più importante sarà il festival delle comunità pensanti e orientamento generativo che si terrà uh, a luglio uh, al Goleto, quindi uh, nel territorio irpino, però chiaramente e come avrete modo poi di uh, capire e comprendere anche nel TG News di 8 Channel delle 14, quando proporremo le interviste ai protagonisti di questo... L'iniziativa guarda ad ampio raggio un po' a tutte le aree interne della regione Campania, eh, quindi si prova ad analizzare dal punto di vista pedagogico e sociale questi fenomeni per dare manforte anche alla politica, per dare manforte agli amministratori, perché lo hanno detto chiaramente in conferenza stampa le aree interne possono rappresentare un po' il grimaldello di ripartenza per i territori dell'Irpinia in questo caso, ma della regione Campania in generale. Si è fatto riferimento anche alle parole del capo dello Stato quando uh, ha spiegato che la cultura è un po' il motore, deve essere il motore di cambiamento e quindi uh, questo progetto riempie, rientra ampiamente e va in questa direzione affinché si possa studiare a fondo l'evoluzione dei territori, si possa capire anche ciò che può tornare utile alle varie comunità affinché la politica uh, studiando i processi culturali e sociologici possa dare un contributo, si spera decisivo, a contrastare lo spopolamento. Grazie Filippo, un nuovo protagonismo potremmo dire delle aree interne, può essere questo l'obiettivo? Tu hai avuto modo già di ascoltare i commenti dei protagonisti? Okay. Sì, assolutamente sì, È, eh, diciamo che eh, si sta provando a creare un nuovo protagonismo, si sta provando... A costruire anche una nuova uh, realtà territoriale. C'è molta attesa anche per questo Festival delle uh, Comunità Pensanti, che sarà un po' il contenitore che racchiuderà tutte queste idee, tutti questi progetti che coinvolgeranno anche le scuole. Oltre che gli amministratori, tra l'altro, ci spiegavano che comunque le realtà dell'Alta Erpinia comprendono circa 50.000 abitanti, quindi. Praticamente una città potrebbe essere un modello eh, da eh, emulare, diciamo da esportare anche in altri territori perché poi la regione Campania è piena di realtà che eh, vivono il fenomeno dello spopolamento. Penso, ad esempio, alle aree interne eh, del Cilento, ma anche del Sannio e non solo. E quindi, eh, questo modello che fa base sugli studi che si portano avanti qui all'Università di Salerno potrebbe essere davvero un valore valido ausilio per gli amministratori. Grazie, grazie a Filippo Notari in collegamento da Salerno e proprio da una zona costiera che in realtà il nostro eh, Filippo ci ha dato un asset importante perché noi non parliamo solo di teatro ma parliamo anche di scuola. Mi comunicano che siamo pronti per andare a Benevento da Alessandro Fallarino e poi a breve scoprirete perché ci sono così tante connessioni tra il progetto di cui ci ha appena parlato il nostro Filippo Notari da Salerno Salerno e il progetto dedicato al teatro di cui parliamo in studio. Ma adesso linea ad Alessandro Fallarino. Buongiorno, buongiorno a te e ai tuoi ospiti in studio. Eh, come diceva Filippo, vanno preservate la cultura e la storicità dei territori, come a Benevento, dove nelle ultime ore il sindaco eh, Clemente Mastella ha firmato una severa ordinanza proprio per preservare il decoro della città, del centro cittadino, di quella che viene definita la Buffer Zone Unite. A ridosso del complesso monumentale di Santa Sofia, nei giorni scorsi c'erano state delle polemiche per degli eventi privati che avevano in qualche modo, secondo i più, stravolto un po' eh, quello che era il decoro di piazza Santa Sofia. Ed ecco che arriva un'ordinanza del sindaco Mastella proprio questa mattina che vieta di occupare la piazza antistante la chiesa in occasione di eventi e cerimonia con ogni sorta di addobbo. Quindi, stop ai fiori, stop ad altri elementi decorativi in occasione di manifestazioni private a Piazza Santa Sofia e stop principalmente alle auto e ai furgoni di chi allestisce. Questo perché evidentemente nei giorni scorsi, come detto, si era registrata una sorta di fuori regola che era quasi diventata un la normalità per Benevento con il transito e la sosta di veicoli commerciali ed anche privati, sia pure autorizzati, eh, che però invadevano quella che è la piazza principale, se vogliamo, della città che è nel cuore della Buffer Zone Unesco Quindi il Sindaco Mastella ha deciso di proibire innanzitutto di giocare eh, con la palla a Piazza Santa Sofia e anche questo elemento eh, arriva dopo che c'erano state delle polemiche per dei ragazzini, nemmeno troppo piccoli, per degli adolescenti che anche a tarda sera eh, giocavano a pallone a piazza santa sofia e poi l'ordinanza prevede anche una stretta di decoro per quanto riguarda il decoro per i tavolini dei bar e di altre attività commerciali vietati totem o, altra, o altre forme pubblicitarie mobili eh, se vogliamo eh, lungo il corso garibaldi al ridorso dell'arco di Traiano peraltro Arco di Traiano, peraltro, interessato in queste settimane, in questi mesi da lavori di valorizzazione eh, storica e culturale. E poi l'ordinanza riguarda anche, ehm, eh, praticamente, Fabio vieta, vieta di eh, bivaccare sulle panchine, su altri monumenti o lungo il corso Garibaldi. Insomma, una, una stretta proprio in favore del decoro urbano ehm, che dovranno essere adesso la gli agenti della Polizia Municipale a far rispettare eh, proprio anche il rispetto dei tanti turisti che in questo periodo natalizio stanno invadendo benevento sempre di più. Anche questa mattina Corso Garibaldi eh, era piena, Corso Garibaldi era pieno di turisti e adesso ehm, sul posto c'è la collega Maria Teresa De Lucia che poi renderà conto nel servizio del Tg delle 14 eh, di 8 Channel, proprio per chiedere ai cittadini un'opinione, un parere su questa su questa ordinanza. Um, Forze dell'ordine in azione in città anche per contro un altro fenomeno, quello dei parcheggiatori abusivi. Eh, stiamo vedendo come nelle ultime ore sia la Polizia di Stato che i carabinieri stanno identificando in varie parti della città, specialmente nella centralissima piazza di Sorgimento, eh, tutte quelle persone che chiedono abusivamente soldi. Per loro viene erogato eh, il DACUR, eh, quindi dovranno restare lontano da quella zona, da quella zona del centro. Insomma, una stretta in via generale, sia. Per quanto riguarda l'ordine pubblico, che per quanto riguarda il decoro. Imma, se, se non ci sono domande, io ti restituisco la linea. No, va benissimo, grazie ad Alessandro, grazie Alessandro Fallarino. E allora. Eccoci tornati in studio. Il collega Alessandro Fallerino ci parlava della stretta per il rispetto della Buffer Zone nei pressi della la piazza proprio antistante. La chiesa di Santa Sofia a Benevento ricordiamo Patrimonio UNESCO. Prima da Salerno abbiamo parlato, però, di questa di questo nuovo progetto che potremmo definire proprio una mission di dare il nuovo protagonismo alle aree interne che coinvolge anche l'università. Io perché faccio questo collegamento? Perché l'associazione di cui parliamo oggi di Caposele nasce tutto con un laboratorio scolastico. Nasce con un laboratorio scolastico promosso dalla, dalla regista, dall'attuale regista all'interno del liceo di Caposele. Sì, il laboratorio teatrale del liceo è stato un vivaio. Per l'attuale Forgia, una compagnia teatrale che non è della scuola attualmente, ma è una compagnia a sé stante. E, e, di cui io mi onoro di rappresentarla eh, con note di regia e mh, sì, io praticamente pesco eh, gli aspiranti attori proprio dal liceo, dai miei alunni, eh, anche perché ho un osservatorio privilegiato visto che vi insegno, per cui capisco anche le... Eh, l'attività di questi ragazzi. Luigi tu oggi sei il presidente di questa associazione che abbiamo detto riesce a riunire e coinvolgere tutte le generazioni e mi raccontavi che tutto è nato da questo laboratorio che vi colpì tanto, tant'è come precisava la professoressa, attualmente l'associazione è un progetto a sé stante certo. che però coinvolge tante persone con l'obiettivo di promuovere l'arte scenica, il significato fondamentale che il teatro simboleggia all'interno di una comunità, in particolare di una comunità piccola che si ritrova proprio intorno ad un palcoscenico. Sì, la professoressa diceva benissimo, ed è nato tutto al liceo di Caposele, da una passione. Noi abbiamo un talento, io me la canto, io me la suono, potremmo dire in realtà, ma è vero, devo dare atto alla professoressa Malanga, anche al professore Pirozzi. Sentivamo il bisogno di portare al liceo il teatro, perché il teatro è una forma d'arte espressiva importantissima, soprattutto... Nei momenti dell'adolescenza, no? Poi ovviamente andando avanti col tempo ci siamo diplomati. E che cosa resta allora di tutto questo sforzo, di tutta questa passione che abbiamo, abbiamo seminato? Resta la voglia, la volontà di portare il teatro dove non c'è, perché a Caposele non abbiamo neanche un teatro comunale. Quindi ehm, abbiamo creato questa compagnia. Una sera, una sera d'estate, allora vogliamo fare una cosa, a dicembre vogliamo iniziare con Natale in casa Cupiello, okay. ovviamente. E allora a questo punto io devo andare assolutamente da Angelo Giuliani ah. perché ci parla di solidarietà, tu Benissimo. ci hai parlato del Natale, il Natale è anche e soprattutto solidarietà. Angelo Giuliani a te. Ciao Imma, buongiorno. buongiorno ai tuoi telespettatori. Allora, si susseguono in questi giorni gesti di solidarietà, gesti concreti per star vicino a chi è in difficoltà, agli ultimi, ai più poveri. Questa mattina è stata la volta della FIOM CGL, il sindacato dei metalmeccanici della CGL, che ha fatto visita agli ospiti della mensa dei poveri in via Morelli e Silvati e ha donato generi alimentari, insomma le delegate e i delegati del, del sindacato in prossimità di queste feste hanno voluto compiere questo gesto concreto anche con un impatto immediato, cioè materiale, tangibile, ma soprattutto è stato il modo attraverso il quale la Fiom ha voluto accendere ancora una volta i riflettori sulle diseguaglianze, queste diseguaglianze sempre più crescenti che genera il sistema economico. C'era anche il vice direttore della Caritas di Avellino Don Vitaliano della Sala che ha detto questo è il vero senso del Natale, la solidarietà e la vicinanza durante queste feste si riscopre il vero significato e la nota positiva è che anche tante scuole, quindi anche tanti ragazzi stanno contribuendo ad aiutare la caritas con queste donazioni, ha fatto il nome della Pernalieri, del Colletta, perché le emergenze sono tante, evidentemente, non c'è solo il caro bollette che pesa sulle famiglie, ma c'è anche l'emergenza casa, il dramma abitativo, il dramma di chi è costretto a vivere in solitudine. Ed ecco allora che è doveroso fare la propria parte, ha concluso poi il segretario della FIOM Giuseppe Morsa. La FIOM lo aveva già fatto in occasione delle festività pasquali lo scorso aprile e ha voluto ripetere il gesto oggi per star vicino ai dimenticati. Naturalmente, nei prossimi giorni ci saranno altre iniziative in questo senso perché gli ospiti della Mensa dei Poveri del Dormitorio sono sempre di più, coinvolgono sempre più trasversalmente tutti i ceti della nostra società questo è quello che ti restituisco oggi da Avellino, ti restituisco la linea in mano Grazie, grazie ad Angelo Giuliani che mi dà l'opportunità di raccontarvi anche quello che è lo scopo dell'associazione La Forza nata nel 2000, ufficialmente nel 2019. Chiedo a Luigi, qualora dovessi dimenticare qualche data, di intervenire. Con lo scopo, lo scopo di questa associazione proprio benefico: è uno scopo benefico e che ci raccontavi nasce da questo, facciamo qualche passo indietro, nasce da questo laboratorio poi vi siete reincontrati, avete deciso di mettere in scena il primo spettacolo sì. da lì però non vi siete più fermati, quindi non io ti chiedo subito lasciati. il vostro, tu dicevi noi volevamo portare il teatro in un posto in cui il teatro non c'era, un sogno realizzato? Sì è un sogno realizzato certo un sogno che va alimentato perché il teatro è difficile è un'attività un sacrificante almeno come la concepiamo noi però io penso di aver portato insieme alla forgia e saluto tutti i ragazzi che ci stanno seguendo tutta la comunità di caposele non solo ciao e praticamente sì Uh, sicuramente è tanta ancora la strada da fare e ti stai emozionando mi sono emozionato perché la solidarietà sì effettivamente è la nostra mission principale come dicevamo prima il collegamento di prima poneva l'attenzione su questo sì, noi affianchiamo all'attività teatrale anche un'attività di solidarietà um, Faccio un esempio che è la cosa che più ci inorgoglisce è eh, il fatto di aver adottato una bambina, una bambina disabile in Madagascar che era stata abbandonata, e noi con la compagnia teatrale l'abbiamo adottata. E con i proventi che riusciamo a raccogliere dalle, dalle nostre rappresentazioni abbiamo sostenuto cause importanti, ad esempio dell'ospedale Gemelli di Roma. Del Pausilli Pondi Napoli, abbiamo aiutato anche il Moscati qui durante il periodo del Covid. Insomma, ricordiamo un po' la finalità greca del teatro come volano anche all'interno della società. Perché il teatro per voi è, dicevi, l'obiettivo è anche solidale sì. ed è poi un modo per ritrovarvi. Tant'è sì. che. Questa professoressa che vi ha proposto, perché lei sta qui con noi, che vi ha proposto questo laboratorio a scuola, che vi ha colpito così tanto da poter... Poi realizzare un'associazione, portare avanti il sogno e anche la passione sì. per il teatro. Poi siete un gruppo eterogeneo, c'è cioè un grande confronto generazionale, non, non siete attori professionisti, non tutti, magari qualcuno vorrà diventarlo. Cosa rappresenta il teatro? Perché il teatro a scuola, appunto, poi da portare il teatro che coinvolga l'intera comunità? Il teatro e cultura a 360 gradi. Eh, gioco forza deve coinvolgere le sinergie che si creano necessariamente quando si parla di teatro, non solo per gli attori ma anche per chi collabora al teatro effettivamente, quindi è unione, è immedesimazione e sacrificio, come diceva Luigi prima. Io infatti voglio anche ricordare che eh, non solo la Forgia è eh, attore e, e regia ma è anche trucco, parrucco, ci sono dei scenografie, ci sono dei maestri scenografi fantastici che ci danno una mano. Sono persone semplici ma che lavorano e che nel loro tempo dedicano del tempo significativo anche al teatro. Il teatro fa cultura perché ingloba la letteratura, la storia e cerca di, di volgere al meglio tutte le nostre preoccupazioni anche quotidiane, per cui si porta in, sulla scena in teatro anche quello che noi siamo, eh, anche in un momento storico così delicato, per cui oltre a essere spensieratezza, perché portiamo in scena anche commedie molto divertenti, come le commedie di Scarpetta o le commedie di Edoardo De Filippo, ma che tutte hanno anche un riscontro poi emotivo eh, al di là della commedia. C'è un altro aspetto che ci porta nuovamente a Salerno, perché il collega Filippo Notare ci raccontava di questo progetto per le aree interne per combattere lo spopolamento. Voi attraverso il teatro non solo coinvolgete quasi le tante persone della comunità, 40 persone, sì. ma ci sono anche tanti attori che magari sono andati via dopo la laurea ma che tornano, cioè siete organizzati in modo tale da riuscire a coinvolgere anche chi per lavoro, per scelta, per studio è andato via. Come fate? Sì, in effetti questa è, <ride> è stata una sfida perché il, la Forge, come ogni compagnia teatrale di paese, è destinato poi un poco a morire se non si rinnova, se non c'è un turnover il, il liceo ci dà un vivaio importante per cui c'è un turnover necessario, ma è anche vero che richiama dopo la laurea, durante e dopo la laurea, anche eh, i ragazzi che erano stati ex liceali che tornano in paese per voler partecipare alle iniziative che facciamo. È un modo per ecco, ripopolare le nostre zone e stiamo dando questo messaggio anche di, del ritorno delle delle generazioni, non solo andare via, ma soprattutto ritornare per uno scopo, per uno scopo voi benefico, vuoi per uno scopo di, di, di leicità, insomma per divertirsi insieme. Ma è soprattutto il ritorno che è importante. Noi combattiamo anche a scuola no? con la dispersione scolastica e facciamo progetti importanti per tenere gli alunni all'interno delle scuole per non vederli appunto disperdere le loro vite le loro energie. Noi facciamo di tutto anche con uh, i, i proventi del PNRR, adesso nelle scuole uh, stiamo progettando anche questo. E il teatro, la Forgia, lo fa naturalmente come vision e come mission, come si suggeriva Luigi. Quindi noi abbiamo una visione allargata non solo per divertirci, ma anche con uno scopo benefico, sì, ma che punta al futuro, al ritorno nelle nostre zone che si stanno deoperando di, di persone e di... Consentitemi una citazione, un ritorno al futuro, il vostro, un progetto, un sogno realizzato ma che guarda assolutamente al, al futuro per fare in modo che tutti possano restare o continuare o tornare costantemente. Avete un'organizzazione ben precisa perché la professoressa è la regista, studiate le parti, sì. quindi c'è anche uno studio importante, sacrificio, sottolineava la professoressa. Sì, eh, diciamo che ci siamo arrivati col tempo perché questo ormai è un metodo forgia consolidato, <ride> consolidato negli ultimi anni, proprio per cercare di non far morire questa realtà. Perché è vero, la professoressa diceva, ci andiamo ad arricchire di nuove persone, di nuovi, diciamo, giovanissimi promettenti forgiari. Però i noi veterani, chi sta fuori Caposele o per studio o per tanti altri svariati motivi, Ritorniamo e seguiamo questo metodo. Una volta scelto lo spettacolo la professoressa individua i ruoli e abbiamo un tempo stabilito per impararla, una decina di prove serrate alla nostra maniera e andiamo in scena con tanta ansia. E... Rimaneggiamo anche i testi sì. perché non sempre poi possono essere adattati alla realtà nostra eh, sia come personaggi che come ambientazione per cui c'è un riadattamento necessario In molti casi, in molti casi sì Si è partiti da Natale in Casa sì. Covello nice. e per il Natale sono diversi anche gli impegni Sì, come no, abbiamo il decimo spettacolo noi eh, ci inorgoglisce questo sì. traguardo perché siamo partiti così, quasi in sordina, anche se l'Esplo è stata la commedia forse più conosciuta anche in tutta Italia, Natale in casa Cupiello. Però eh, timidamente ci siamo affacciati a questo mondo. E ed oggi invece la realtà è cresciuta anche perché Abbiamo un riscontro positivo dalla cittadinanza di Caposele ma anche del circondario, da Lioni, da, da Sant'Angelo dei Lombardi, da tanti territori, da, dai molti paesi vicini. Quindi abbiamo un riscontro positivo, facciamo tante serate proprio perché c'è l'afflusso di tante persone che vengono a vederci. Arriviamo circa 800 persone al massimo. Che sono numeri importanti. Beh, sono numeri importanti. Sì. Sono Tante le persone che arrivano anche dai paesi limitrofi. Sì, limitrofi, certo, oramai sì. ci conoscono, ci chiedono di rappresentare qualche altra commedia. Infatti noi abbiamo due appuntamenti annuali, così si può dire, eh, fissi, che è il Natale con una commedia. Um, e poi l'appuntamento la, la, estivo con un, il teatro itinerante. Vogliamo far riscoprire anche i luoghi dei nostri uh, paesi nativi um, ambientando proprio delle commedie, proprio in questi posti caratteristici e l'abbiamo chiamato teatro itinerante, l'itinerario dell'arte, della cultura e dello spettacolo. E allora, visto che ci raccontava l'importanza di ricordare tutti coloro che lavorano per portare in scena uno spettacolo e non sono solo gli attori che ovviamente ne sono i protagonisti, ma dal regista al truccatore, vogliamo sapere anche qualcosa, raccontiamo cosa c'è dietro le quinte del teatro. Quindi Luigi, l'episodio più divertente ma la commedia sul palco è, è molto bella, ma c'è la commedia dietro le quinte che è. <ride> io vorrei fare. Propongo un altro progetto, professoressa. Facciamo un documentario sul behind the scene, <ride> dietro le quinte. Sono tanti i momenti divertenti, veramente tanti. Uno è stato pericoloso. E, oggi ridiamo, ma sul palco stavamo quasi per avere un ustione improvvisa, M miseria e nobiltà, famosa, famosissima la scena degli spaghetti, no? tutti la ricordiamo nel film con Totò, no? la film... fine del primo atto, arriva in questa casa di Felice Ciociamocca, piena miseria, finalmente la prima diciamo, pentola con, con, il, con gli spaghetti fumanti, il problema è stato in itinere. Avevamo in, praticamente eh, ingaggiato un nostro amico che doveva chiamare un ristorante vicino che si era proposto di cuocerci la pasta durante la, il primo anno. Tra le lilarità della commedia, il nostro amico si è dimenticato di chiamare in tempo utile affinché arrivassero tiepidi, tiepidi. tiepidi. <ride> gli spaghetti. Benissimo, arrivano in scena, ovviamente noi stiamo recitando, non sapevamo. Il coperchio di questa. Diciamo pirofila, eh? noi da scena dovevamo metterci in proprio buttarci su questi spaghetti e il fumo rovente, le mani praticamente quasi ustionate, io con un filo di voce dicevo all'attrice all di fronte. Con lo fazzoletto, lo fazzoletto. Fazzoletto <ride> lo fazzoletto. con lo fazzoletto, prendete il fazzoletto, prendete il fazzoletto, prendete il fazzoletto, quindi per prenderlo appunto con il fazzoletto i spaghetti, altrimenti veramente l'ambulanza è vicino, qualcuno lo porta, lo carica. Vabbè ora stai teatralizzando eh, anche per quell'episodio, però quanto vi ha unito questo, questo episodio è singolare, divertente. È una famiglia, ormai. Ormai è diventato metateatro. Sì, sì, sì. sì. Teatro... <ride> Uh, in scena e teatro dietro le quinte, e, sì, sono episodi divertenti che vanno ricordati, ma sono gli imprevisti, io lo ribadivo poc'anzi a Luigi: il teatro è metafora della vita con i suoi imprevisti, con eh, le sue bizzarrie, insomma. E questo accade anche in teatro, perciò il teatro è molto vicino alla vita reale, è vero che eh, volendo citare Pirandello, il teatro ci offre la possibilità di essere uno, nessuno, centomila, eh, tanti personaggi e magari eh, mai mh, un personaggio uguale all'altro, ma è anche vero che poi ci mette in scena la vita vera. Questo è il valore del teatro e che è un valore aggiunto che non si può trovare facilmente. Ecco perché il teatro che parte dalle scuole, che coinvolge l'intera comunità, coinvolge tante generazioni promuovendo un bel confronto, sì. ma soprattutto ci sottolineavate un'area interna in cui diventa attrattore, motore per l'intera comunità. E ancora del teatro, del ruolo del teatro nella scuola parleremo a breve. Sì. Io devo fare una brevissima pausa pubblicitaria, restate con noi, ci vediamo tra pochissimi minuti. Eccoci nuovamente in onda una brevissima pausa. Come sempre il nostro collegamento quotidiano con l'informazione. Io vi ricordo che studio abbiamo parlato di teatro con noi il presidente dell'associazione La Forgia di Caposele, la regista, la professoressa Malanga. Stiamo parlando di teatro ma non solo, perché il teatro ci consente di parlare di cultura, di scuola, di comunità e anche di aree interne. Io vi saluto nuovamente, ma ci siamo fermati solo per pochissimi minuti. Allora, ancora dei collegamenti e vi do una bella notizia che arriva dal meteo: bella, poi mi dite anche voi se siete eh, d'accordo. Niente neve e freddo per Natale. Brindisi è festa con temperature miti e sole. Le previsioni: non farà particolarmente freddo. Le temperature risulteranno spesso sopra la media. Luigi, cosa ne pensi? Un... Benissimo meglio così, così stiamo tranquilli ci possiamo anche, evitiamo il problema neve eh, noi in Irpinia c'è questa problematica della neve Speriamo bella che... sì però magari crea no, qualche no, disagio no, meglio, meglio il sole, meglio il sole così stiamo tranquilli per la commedia <ride> ricordiamo la data? <ride> sì, allora dal 2 al 5 gennaio presso il teatro dei Redentoristi a Mater Domini ringraziamo anche la comunità redentorista per averci offerto questo teatro Tre pecore viziose di Edoardo Scarpetta, una commedia esilarante. Contattateci. E allora ne parleremo a breve, vediamo poi se il meteo anche la prima settimana di gennaio proseguirà ad essere così eh, clemente. Andiamo a Salerno perché anche ieri vi abbiamo aggiornato su quelle che sono le iniziative di solidarietà perché noi ogni mattina scherziamo, ci divertiamo, parliamo degli aspetti belli del Natale ma è fondamentale ricordarsi che il Natale è anche solidarietà. E allora la Caritas di Salerno si aggiungono altri punti mensa per le persone persone bisognose e sul sito ottopagine.it trovate l'elenco completo dei luoghi scelti per dare ristoro ai meno fortunati. Sanità ha eseguito un intervento chirurgico d'eccellenza al Ruggi di Salerno, l'operazione ha permesso l'esportazione di una lesione mammaria ad una paziente 58enne. La cronaca a Napoli, Natale da incubo, ladri sfondano vetrate con le auto per pochi soldi, i danni che causano superano nettamente il valore del bottino. Contrasto all'illegalità e l'impegno per il territorio. Siamo sempre a Napoli, patto, procura, prefettura, incontro tra Gratteri e Di Bari necessaria la massima. Sinergia istituzionale. A Caserta parliamo ancora di università, università Bambitelli, nuova opportunità di formazione per i giovani, un settore in continua espansione e in permanente evoluzione con la crescita dei social. E come vedete, io lo dico anche ai nostri ospiti studio, la scuola torna e diventa sempre più protagonista, almeno professoressa si spera che lo possa essere sempre. Sempre, la scuola deve essere protagonista per contrastare ogni tipo di violenza, ogni tipo di eh, illegalità. La scuola è il, la, la, il centro propulsore non solo della cultura ma della legalità e quindi deve fare lo sforzo di ehm, contribuire a questi aspetti della nostra società una società che deve diventare necessariamente eh, migliore ecco questo è eh, l'obiettivo che, che almeno la scuola si pone E ancora a Caserta, vecchi pc degli uffici comunali saranno rigenerati e dati a famiglie bisognose l'iniziativa del comune di Caserta. Saranno distribuiti a ben 114 famiglie bisognose della città di Caserta e personal computer rigenerati che erano in dotazione agli uffici comunali e che, in corrispondenza con l'emergenza sanitaria legata al Covid, sono stati sostituiti nell'ambito degli interventi di ammodernamento e potenziamento dell'infrastruttura tecnologica del comune di Caserta sta ottimizzando i servizi da remoto a favore dell'utenza. Ancora velocemente le altre province in apertura di Benevento, si parla di decoro urbano in piazza Santa Sofia e Corso Galibardi, la linea dura del comune come ci ha anticipato prima in collegamento da Benevento il collega Alessandro Fallarino, c'è l'ordinanza del sindaco Clemente Mastella per il centro città, vietata sossa furgoni, addobbi e giocare a palla. Masello grato per la rielezione, darò contributo per Asset fondamentale, rieletto vicepresidente nazionale, parliamo di un settore che vale il 25% del PIL. In primo piano il presidente Coldiretti, già presidente anche di Coldiretti Campania, Gennarino Masello. Ad Avellino troviamo, è ufficiale in apertura, l'Avvocato De Maio candidato sindaco del centro-sinistra. Ancora spazio alla solidarietà, donare il gesto più bello, il Natale della FIOM alla Mensa dei Poveri. Anche in questo caso ne abbiamo parlato prima in collegamento con il collega... Angelo Giuliani. Allora abbiamo, stiamo leggendo anche tante notizie di solidarietà in occasione del Natale perché l'abbiamo detto più volte sono giorni di festa ma in cui non bisogna dimenticare chi è in difficoltà. Lo fa costantemente l'associazione La Forgia. Questa associazione è nata con l'obiettivo di portare in scena quella che è la passione per il teatro di una Comunità, associazione che oggi coinvolge ben 40 persone, mette a confronto tante generazioni. Parlavamo però prima anche di scuola, e breve di scuola parleremo anche con un nostro ospite in collegamento da Napoli. Allora, vediamo qualche. E che è in linea, James Lamotta, attore e regista, ne parle, parleremo a breve con lui. Ecco, l'abbiamo in collegamento. E allora, si parlava prima di teatro, ma si parlava del teatro nelle scuole, il suo progetto, la vede impegnato, un progetto che porta in tutte le scuole per parlare attraverso il teatro di tematiche importanti. Buongiorno, buongiorno innanzitutto, e grazie mille per ospitarmi e dare voce a tutti quelli che sono i progetti. Vedevo e leggevo, mi stavo seguendo per tutto quello che possa essere la solidarietà. Una bellissima cosa. E per tale ho deciso, insieme a Teresa De Giulio, che è una consigliera comunale, di, di far sì che nella mia municipalità di dare vita a questo progetto dal titolo Around School, per dove i protagonisti sono proprio i bambini, i meno fortunati, che daranno vita a vari cortometraggi attraverso il mio linguaggio, eh, quello cinematografico e quello teatrale, da dove nasco, diamo voce a chi non ha voce, soprattutto per le tematiche sociali che... Diciamo, sono protagoniste negli ultimi tempi, purtroppo non in senso positivo. Il Natale è importante per far riflettere, il Natale è importante per smuovere quegli animi solidali e spero che si possano attuare sempre più iniziative belle affinché le persone meno fortunate possano arricchire i propri cuori. Ricordiamo che il progetto Around the School coinvolge le scuole della nona municipalità di Napoli. Io a questo punto le chiedo anche cosa significa, qual è il valore importante da ricordare del teatro nelle scuole. Il valore importante è, diciamo quello che è il punto cardine, il, pop, il, point of view, il diciamo il punto di vista e il valore è quello della inclusione ma soprattutto delle, io lo dico da anni perché ne sono rappresentante da circa nove anni eh, nel sociale attraverso i miei lavori è quello dell'ascolto perché ascoltare i bambini che saranno il nostro futuro eh, ci arricchisce possiamo arricchire anche delle nostre tematiche che possono essere poi rappresentate attraverso uno spettacolo teatrale o quello che sia un'opera un filmica cinematografica. Il valore principale è l'inclusione, il rispetto, la condivisione e soprattutto, se parliamo di violenza, uh, di quella che stiamo vivendo, quello che si vive all'interno di quello che è l'ambito scolastico, bullismo e cyberbullismo: della non omertà, perché il ragazzo che subisce il bullizzato spesso non ha forza, ma chi guarda, io dico sempre ha un dovere grandissimo di denunciare ed aiutare. Parlare con i giovani per fare prevenzione, questo è l'obiettivo, fare prevenzione e denuncia attraverso il linguaggio cinematografico dove i protagonisti diventano gli studenti e come ci anticipava James Lamotta, le opere filmiche eh, si concentreranno proprio sul punto di vista dei protagonisti, ovvero degli studenti. Sì, il punto di vista degli studenti, ok, i bambini, io vorrei mettere proprio, cioè, quello che si fa, mettiamo a confronto uh, le due generazioni, quello degli adulti e dei ragazzi, creeremo delle situazioni tipo dei role playing che poi andremo a riprendere, faremo dei, più che dei cortometraggi di mini docufilm dove in situazioni tipi, tipo i ragazzi uh, dovranno risolvere un problema che magari un adulto, come l'avrebbe risolto, come l'ha risolto alla sua età, perché non dobbiamo dimenticare, io che faccio parte anche di una compagnia teatrale, uh, il punto di vista è rimodernizzare anche la visione di tutto ciò che ci uh, circonda. E tanto è vero che i ragazzi saranno i protagonisti e scriveranno con me il loro copione della propria vita e di come affrontano uh, le tematiche sociali. Lei ha avuto modo di seguire in studio, abbiamo una piccola compagnia teatrale, anche se sta crescendo tanto, che invece nasce dalle aree interne, nasce proprio da un progetto, un laboratorio teatrale a scuola, ora è diventata un'associazione che fa tanti, eh, tanti spettacoli ma anche tante iniziative di solidarietà. È un qualcosa il teatro che unisce anche territori che possono sembrare distanti? È una cosa bellissima, fa... mi... sono fiero, anzi sono contentissimo che si possa fare rete attraverso l'arte. L'arte è un'arma potentissima in tutte le sue sfaccettature, in tutti i suoi rami. Il teatro ne... Ne... nella casa madre, quello posso dire. E chi mette piede sul palco ha un grande dovere, quello di, di trasmettere e comunicare, senza presunzione ma con umiltà. E progetti, ascoltavo prima la, la, il loro prossimo spettacolo di Edoardo Scarpetta, è stato uno dei miei primi che ho fatto anch'io in accademia. È, è una bella cosa partire da, da, dalle proprie origini per poi andare a divulgare. Uh, io chiedo sempre, che sia attraverso il teatro, che l'associazionismo o chi per esso sia, di creare e fare class action, cosa che da anni già facciamo all'estero, perché con i miei progetti giro tanto il mondo. Uh, vorrei che si facesse e sono pronto anche a sposare iniziative dei ragazzi che sono lì presenti con voi e a divulgarne, anche solo condividendo. Io dico la verità, anche solo condividendo, parlandone, si fa rete e si dà un riflettore su tutto quello che possa essere uh, una divulgazione di un messaggio giusto, vero e artistico, da distinguere da i Millanta arte. Ecco, cosa intende per class action? Fare rete, mettere insieme eh, le diverse realtà? Perfettissimo, sì, fare rete, proprio questo termine viene usato molto in giurisprudenza. Facciamo class action, facciamo tutti denuncia per... Invece noi dovremmo fare class action per fare una bella comunicazione, ma soprattutto di belle iniziative. Cioè, io so che i ragazzi lì a Benevento, ad Avellino, in Campania stanno facendo... Un'iniziativa lodevole, facciamo rete. Io da Napoli condivido, faccio rete e mettere tante realtà, chi più ricca o meno ricca, chi più fortunato o meno fortunata, ma parliamone. Io dico sempre in napoletano: facimmo burdella, perché fatto in modo sano arriviamo ad un obiettivo, perché da soli si arriva, ma in tanti si scavalcano quei muri il teatro diventa l'occasione per comunicare tant'è che lei ci sottolineava userete tra virgolette se me lo consente il teatro per parlare con i più piccoli di temi importanti per coinvolgere i bambini in quelli che saranno i testi il teatro quindi che diventa fruibile a tutti non solo ai professionisti lei ha ascoltato, ci ha seguito in questo caso abbiamo una compagnia che coinvolge veramente tutti, intere generazioni studiano i copioni a distanza perché ovviamente ognuno fa il suo lavoro magari non vive più perché siamo in un'area interna dell'irpinia e, e però torna proprio per partecipare allo spettacolo questa è una cosa bellissima io direi un termine giovanile figa perché va fatto così chi ama solo chi ama chi ha quella, quel fuoco dentro quell'ardente passione eh, basti pensare faccio un piccolo cappelletto della mia storia artistica quando ero più piccolo, ho fatto l'Accademia, ho lavorato con Albertazzi e tanti altri del cinema e del teatro, della... <ride> e posso dire che nottate intere per provare anche uh, testi ore e ore, e vorrei che si facesse anche una distinzione che Anzi, che si togliesse di mezzo questa distinzione teatro di serie A e teatro di serie B e teatro amatoriale o no, perché la passione è sempre quella. Io vengo da dei maestri che mi hanno insegnato che ogni qualvolta si impegna al proprio tempo per l'arte, ha un rispetto unico. Io vado a vedere il, lo spettacolo di bambini come saggio o del diciamo tra virgolette fatto in parrocchia, o professionale a Sistina, io lo stesso occhio. È lo stesso rispetto è quello che dobbiamo avere tutti quanti perché la passione e le ore che si dedicano sono importanti perché si fa arte e si comunica per gli altri è un mestiere difficile è un mestiere che l'abbiamo scelto eh, abbiamo scelto di essere giudicati da chi non sa quante ore si spendono uh, su quelle tavole quante ore si spendono a sudare anche su una semplice battuta e qui parla il regista e me quando faccio il lavoro registico e quello che vogliamo trovare, tanto è vero che partecipando anche ai matinee con la Climax Theatre, dove facciamo testi, soprattutto in lingua inglese rivolti per i ragazzi, abbiamo dovuto rifare. Ed è stata una genialata del regista, ci tengo a dirlo proprio perché lo voglio comunicare. Per arrivare proprio ai propri ragazzi, abbiamo rimesso tutte le opere di William Shakespeare in lingua inglese, ma Shakespeare is back è tornato sotto forma di DJ. I ragazzi vivono in un vero e proprio club. Dove divertendosi vedono e capiscono tutte le opere di William Shakespeare, ma in lingua inglese. Per questo io dico ogni forma che dobbiamo trovare, dobbiamo togliere le pellicce impellicciate di una volta che andavano a teatro, ma andare anche come ho imparato, perché io vengo dal musical theatre, ho lavorato tanti anni a Londra. I ragazzi vanno anche con le sportine a vedere uno spettacolo: Tutti. più teatro, più teatro. Allora, Prima di chiederle i prossimi appuntamenti di Round School ricordiamo che è stato presentato il 30 ottobre al Maschio Angioino a Napoli in una location splendida e ricordiamo, perché noi stiamo parlando del teatro per comunicare, che eh, questo progetto parlerà Posso dire, parlerà proprio ai ragazzi di tematiche come il bullismo e il cyberbullismo, invitando tutti anche in quel caso, diceva, a fare rete la denuncia intesa come sostegno anche a chi può affrontare, può trovarsi ad affrontare un momento di difficoltà. Però lei ha detto tante cose. Vedevo la professoressa, che è la regista di questa compagnia, che voleva intervenire. Sì, io sposo uh, completamente il discorso che ha fatto il collega regista e proprio questo è l'obiettivo: quello di fare rete, di fare l'inclusività che poi agisce soprattutto nelle scuole. E l'inclusività è, io la chiamerei realizzare quella Catena solidale, la, la, una catena che non si deve spezzare soltanto al momento della rappresentazione, ma una catena che dura tutto l'anno, eh, tra tutti, tutte le, 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 le compagini che possono essere le maestranze e quant'altro. Io penso che il, il teatro vada visto sotto l'aspetto: eh, più speculare possibile e più allargato possibile. Credo che così facendo si può combattere, la, 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 come diceva il collega, la, la, il bullismo, il cyberbullismo a scuola e fuori nella scuola. E allora io voglio salutare e ringraziare James Lamotta per essere stato con noi, se è ancora in collegamento. Le chiedo quali saranno i prossimi progetti, se ci sono già delle, eh, da, delle date, degli impegni per il round school. Ecco, innanzitutto vi ringrazio. Sì, eh, ci sono, i prossimi appuntamenti partono da gennaio, la progettualità noi la muoveremo anche in base a tutto quello che ambito scolastico. Faccio proprio davvero questo breve cappelletto che è importante fare rete, è importante quello che diceva anche uh, la prof con i ragazzi, invito tutti davvero a fare scambi che non si fermi qui con l'appuntamento televisivo, voi poi, tranquillamente vi dico, aggiungiamoci, leghiamoci, creiamo rete e facciamo sì che tutti possano, uh, uh, diciamo, visionare tutti i lavori. Che è importante. Io mi, mi metto in prima linea, perciò, ragazzi, avete la mia totale disponibilità sulla divulgazione, perché è solo così che noi arriveremo. I prossimi appuntamenti poi saremo in contatto. Dico sempre, stay tuned e ci rincontreremo sicuramente. Grazie ancora. Allora, grazie a James Lamotta. Magari Jens farete un bel confronto qui in studio. Anche l'appuntamento televisivo può essere un modo per incontrarsi, certo. per confrontarsi. Poi ci diceva, i testi saranno scelti da quelle che saranno le percezioni rispetto a questi temi dagli studenti. Quindi un progetto di cui parleremo ancora. Sì, 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 perfettamente, I, 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 i testi nasceranno dalle menti dei ragazzi, dal confronto con loro, cioè l'esigenza, il bisogno che hanno di comunicare, perché viene da un progetto molto, cioè il, il teatro come il cinema, vengono usati come mezzo per farsi sì, il role play, il play e il gioco, attraverso il gioco noi facciamo sì che loro possano parlare, dopo un test che io porto già da anni in giro, e vedremo come arrivare ai loro cuori attraverso tutto quello che è la, diciamo, la, la, la loro, la loro, il loro punto di vista, mi in viene inglese il loro popolo, il loro punto di vista. E lo metteremo in scena attraverso opere filmiche o teatrali. Grazie, grazie a Jace Lamotta. Grazie a voi. E allora, Luigi, io mh, ti osservavo. Ti osservavo perché ovviamente questo è un mondo che, che affascina tutti voi, sia chi vorrà o già ha deciso di fare l'attore professionista. Su questo professoressa non ci siamo neanche detti chi tra voi fa l'attore e chi fa altro, perché veramente il teatro a caposele è condivisione. Sei d'accordo? Sì. <ride> e poi so che ci stanno seguendo quindi poi ci diranno se ho percepito bene quello che è il teatro per l'associazione La Forgia e condivisione e condivisione sì la domanda era alla professoressa a, te, a, a te. me sì eh, è condivisione eh, sicuramente mh, al sogno va aggiunta anche una, una disciplina uno studio perché come tutti i mestieri magari uno dice vuole fare l'attore insomma non è un mestiere, no, l'autore è un mestiere a tutto tondo. Sì, si studia, eh, sicuramente ci sono ragazzi inclini all'arte all'interno della compagnia, al di là della recitazione anche nel campo musicale, ragazzi diplomati al conservatorio, quindi sì. Mi piacerebbe, ci piacerebbe, vediamo cosa, cosa raggiungiamo, cosa riusciamo a fare allora. C'è poi il progetto Flussi d'incanto. Sì, Flussi d'incanto, un fiore all'occhiello nato da poco dell'associazione. Dell eh, abbiamo pensato di non confinare le nostre attività solamente al teatro, bensì di eh, allargarci alle varie forme d'arte, e quindi abbiamo ideato questo flusso che prende un po' il nome dalla peculiarità del nostro territorio che è eh, le sorgenti, noi custodiamo il chilometro zero dell'acquedotto pugliese a Caposele, le sorgenti del fiume Sele, questo anfratto misterioso che pullula da, da tempi immemori e quindi abbiamo preso questo termine, flusso, proprio come la sorgente del nostro paese, d'incanto perché l'arte è, è incanto, esatto, vedo in… Eh, vedo le immagini di, del fiume a Caposele, esattamente sì. Eh, abbiamo già avuto il primo appuntamento eh, con gli Armonico Squartet, un quartetto di fisarmonicisti eh, nel quale eh, è presente un nostro attore e poi andremo avanti. Abbiamo pensato anche a qualche incontro con eh, gli Scarpetta, ne parlavamo stamattina. Insomma, abbiamo altri appuntamenti in programma All'interno di questa rassegna, che è appunto Flussi d'Incanto. Con un obiettivo che il teatro sia per la gente, ma soprattutto tra la gente. Esatto. La nostra forza è questa: eh, il fatto di avere una comunità unita nelle nostre attività. Ed è questa la fiamma ardente di questa officina culturale, la nostra officina culturale. Eh, come diceva prima la professoressa, col teatro itinerante andiamo, portiamo il teatro proprio tra le strade, tra la gente, tra il quartiere che ci accoglie eh, come, come non mai. Quindi sì, il teatro che esca un po' dagli schemi fissi e torni a parlare delle persone, un po' come lo concepiva Eduardo. Cosa cambia per te? Da, dal palcoscenico ai luoghi al teatro itinerante? Allora il teatro eh, per chi lo fa materialmente è sempre una costante da quando ti alzi il mattino a quando vai a dormire la sera, nel senso che l'incontro, anche quello è teatro con la gente, eh, il, il fatto che senti la necessità di un paese che ha bisogno di quelle serate, perché altrimenti che cosa si fa? si sta in casa a poltrire su un divano a stare a doziare quindi c'è proprio il bisogno di questo un teatro tra Ma gente però non solo, mi dicevi che tra voi c'è chi lavora e addirittura alterna sì, il lavoro i nostri, viaggi, fuori. In grande impegno. i nostri scenografi che saluto ma non solo, la costumista, truppe parrucco, audio e luce abbiamo veramente un organico straordinario e ad esempio molti nostro capo scenografo, Semi, ad esempio, oppure Rosa che adesso è in pensione vabbè, lavorano ma hanno un negozio di alimentari subito dopo chiudono eh, la, il negozio e, e trovano in questo capannone dove preparano queste scenografie incredibili questa valvola da sfogo, perché magari lui eh, desiderava fare un mestiere più creativo. E quindi abbiamo dato l'opportunità di aprire questo, questo cassetto che forse poteva essere dimenticato. E allora Luigi, io so che tu hai preparato qualcosa per noi, ma prima lo chiedo a te sì. e forse anche a tutti gli amici di Caposele che ci stanno seguendo. Non so se avete mai fatto questa domanda alla vostra professoressa, ma lei... Si aspettava quando ha proposto per la prima volta quel laboratorio di teatro che potesse diventare tutto questo? In tutta sincerità, no. Pensavo rimanesse confinato nei luoghi della scuola, nel, nelle aule, nel laboratorio, nell'auditorium. E la mia meraviglia è stata quando mi è stato proposto poi dopo il diploma eh, anche di Luigi <ride> e degli altri suoi compagni, eh, mi è stato chiesto professoressa, aiutateci a, a mettere su eh, un qualcosa di noi, in cui noi ci possiamo realizzare o continuare a realizzarci anche parallelamente ai nostri studi. E, e anche in questo modo che Mm, si, si continua l'attività scolastica, l'attività educativa perché teatro è anche educazione, lo vorrei ricordare. Ah. Abbiamo parlato spesso oggi di scuola, scuola, sì. università che tornano, cultura. Sì, la cultura io lo dicevo prima a 360 gradi non si ferma. La cultura non si può fermare su un libro scolastico, su un manuale. La cultura è il fare, è il, non solo il sapere ma è, o il saper fare, ma è il saper essere. Questa è, è la cosa più importante della cultura, saper poi diventare proiettarsi nel futuro. Io sono un ottimista inguaribile per cui guardo sempre al futuro e allora noi abbiamo pochissimo tempo eppure essendo un'associazione relativamente giovane ricordavamo che è stata costituita ufficialmente nel 2019 fate tantissime cose, la Forge in Tour, il teatro itinerante, ormai alla seconda edizione partecipazioni ai concorsi veramente impossibile menzionare tutto ma è un teatro il teatro è anche itinerante andrà avanti, ci sono nuovi progetti ne parleremo ancora, abbiamo Pochi minuti, volevi farci ascoltare qualcosa? Sì, ehm, quando mi è stato proposto, insomma, di poter regalare eh, ai nostri telespettatori, a chi ci segue, una poesia di Edoardo che io reputo meravigliosa, si intitola E notte, tutto il silenzio rinda sta nottata, non si sente nu pas Nuvandariel tutta questa serata pare che mi voleva accarezzare e finalmente chiagna. Tu non vedi, tu stai lontano come poveri. però ti dico perché mi grida e se mi grida chiagna insieme a me. C'è una studiante lente, roce roce, non hai na mano per asciutta. Io strilla per far sentire questa voce, ma tu non puoi sentire. Callucca fa. Tutto è silenzio. Giel, quanta stella. Affacciata. Tu pure e poveretto. Sono Gammigliar. E sai perché sono belle? Perché sanno l'ondana. Come a te. E allora, complimenti, complimenti, Luigi. Grazie alla professoressa Malanga. Ricordiamo, regista dell'associazione La Forgia, per essere stata con noi. Grazie al presidente Grazie di questa associazione. Grazie per la sensibilità che ci ha dimostrato. Per la pacatezza e la dolcezza con le quali ci ha accolto. Grazie. Che bello, mi fa piacere che siate stati bene perché so che per voi è un progetto importante. Certo. Mi avete raccontato di uno spaccato. Forse breve, Irpino, ma soprattutto delle vostre vite, di un progetto come il teatro che poi ci ha consentito di parlare veramente di tutto, di scuola, di cultura, di condivisione di aree interne. Eh, ma abbiamo parlato di scuola, poteva mai mancare la rubrica dedicate ai libri? Assolutamente no. E allora grazie ancora per essere stati con noi. Buon Natale. E buon Natale, buon Natale che buone bello. Feste. Io vi ringrazio, ma a voi dico: continuate a seguirci. Non poteva mancare assolutamente la rubrica dedicata ai libri. Torniamo tra pochissimo con un nuovo libro. Eccoci tornati in studio. Brevissima pausa, pronti come anticipato per la nostra rubrica dedicata ai libri. Con noi oggi Matteo Cupellaro, autore del libro Abigel e il mondo dei ghost monster. Innanzitutto ben trovato Matteo, grazie per la tua disponibilità. Grazie a voi, buongiorno. Si tratta della, seconda, della tua seconda pubblicazione, ricordiamo un giovane autore romano, dopo Abigel, la seconda pubblicazione, dopo Abigel il Drago e Signori Oscuri, pubblicato nel 2021. Siamo sul genere fantasy. Sì, sì sarà la mia seconda pubblicazione. È una saga di tre libri, il, il primo è già uscito e diciamo che la storia, la trama vede la, è la vicenda di del viaggio di un drago, Abigel, che insieme al suo gruppo di amici, di compagni, avrà il compito di sventare, tra virgolette, l'avanzata la, delle forze oscure. Ovviamente c'è, essendo un fantasy, la classica lotta tra bene e male però c'è anche, anche un contorno, no? Ci sono valori come l'amore, l'amicizia, il viaggio del drago sarà soprattutto alla scoperta di se stesso, quindi lo vedremo affrontare situazioni diverse, in cui capirà che anche lui dovrà avere a che fare con la sua di parte oscura, quindi, perché comunque. Io ho cercato di metterci, pur trattandosi di un fantasy, anche molti aspetti della realtà, quindi come sappiamo ognuno di noi ha in qualche modo il proprio lato oscuro da, da combattere in qualche modo, quindi ho cercato di dare anche un senso realistico alla storia. Nasce la passione per il fantasy. La passione per il fantasy nasce, posso dire... Con l'uscita del primo film di Harry Potter. Ricordo che quando uscì il primo film al cinema ne rimasi quasi folgorato. Quindi io avevo già la passione comunque per la scrittura. E quindi, diciamo che quel film, quella saga, non fece altro che far nascere in me la voglia ancora maggiore di, di scrivere un romanzo tutto mio. Io poi. Avevo comunque già l'idea nel cassetto. Comunque, avendo fatto studi, frequentato studi classici, ho sempre avuto questa grande passione. Quindi, diciamo che con Harry Potter e Il Signore degli Anelli, per grandi saghe, la passione si è aumentata. Ed ora sei al secondo volume di Abigel, dopo Abigel il Drago e Signori Oscuri, Abigel e il mondo dei Ghost Monster che presenterai a Napoli l'8 gennaio. Sì, lo presenterò l'8 gennaio alla libreria Mondatori di Rione Alto insieme al mio ufficio stampa, Barbara Carrere, lo presenteremo in esclusiva e poi seguiranno... Dopo quella, ovviamente, altre presentazioni un po' sia a Napoli che in giro per l'Italia. Tutto dicevi nasce in realtà dalla tua passione per la, per la scrittura che ti vede impegnato non solo per i libri. Sì, io adesso sto lavorando, iniziando a lavorare anche nel mondo del cinema. Abbiamo ultimato da poco le riprese di un cortometraggio con un uh, mio amico Daniel Bondi. Su questo non posso ancora svelare nulla, posso però dire che uh, abbiamo fatto un altro bellissimo lavoro che un cortometraggio dal nome Non aspettare. Il tema è purtroppo sempre attuale, affrontiamo il um, la violenza contro le donne. E lo stiamo portando in giro per i festival italiani e devo dire che sta comunque andando molto bene perché di recente abbiamo, abbiamo vinto il Piceno Festival ad Ascoli, quindi è una grande soddisfazione perché soprattutto più, de, più che il premio ci interessa che arrivi il messaggio in qualche modo, trattandosi purtroppo di un tema, come dicevo, ancora attuale. Io non ti chiedo ovviamente di anticipare nulla, magari poi ne riparleremo in futuro, c'è però a breve la presentazione del secondo libro dedicato ad Abigel, cosa devono aspettarsi i lettori. Rispetto al primo romanzo, questo secondo libro comincerà a, a parlare scusate, più del passato di Abigel, quindi si cominceranno ad intravedere... Mentre nel primo libro c'erano le battaglie, la lotta tra il bene e il male, in qualche modo Abigel doveva sventare questa minaccia, in questo secondo romanzo ci saranno sì nuovi nemici, però cominceremo a vedere un Abigel diverso, quindi sarà l'inizio di un um, suo viaggio, soprattutto interiore, nel suo passato, perché noi di Abigel fino adesso sappiamo che sì, è un eroe, è il prescelto, però non sappiamo perché. Le sue origini, quindi anche lui ha tutto un passato che piano piano andremo a scoprire insieme, sia lui che gli altri personaggi che gli sono vicino. Dicevamo, però, è solo l'inizio di questo viaggio. Sì, sì, è un viaggio che comincia, diciamo, adesso e proseguirà poi nell'uscita futura del, del terzo romanzo. Ovviamente a breve avrai modo, dicevamo a gennaio l'appuntamento a Napoli, di presentare questo secondo libro, hai avuto già modo però di incontrare spesso i tuoi lettori, allora sono curiosa di sapere anche da te com'è il confronto proprio con i lettori, anche perché è un genere che appassiona tanto, che ci consente, dicevi, anche di immaginare storie nuove. Sì, il confronto con i lettori è stato bellissimo, perché comunque io in primis credo che per un artista, io sono scrittore, sceneggiatore, però penso anche per eh, che sia attore o qualsiasi tipo di forma d'arte la cosa più bella è che il proprio lavoro venga, venga comunque messo a confronto con il pubblico. E la mia soddisfazione più grande è stata che comunque ho ricevuto messaggi da persone che non mi aspettavo. Nel senso che comunque il romanzo, la, la, il target è giovanile, però può, può essere letto anche dagli adulti, e proprio da questi ho ricevuto i messaggi più belli. Comunque ci sono state persone che non avevano mai letto fantasy oppure che non erano appassionati del genere, però, leggendo questo romanzo mi hanno scritto che lo hanno trovato molto. Mi sono rimasti affascinati, ho ricevuto comunque poi, avendo partecipato a delle fiere in giro per l'Italia ho avuto il grande onore di incontrarli di persona, molti di questi, quindi devo dire che è andata veramente molto meglio di. non mi aspettavo sinceramente questo, sapevo che il, il fantasy comunque è un genere che poteva andare, però è andata anche meglio di come potevo aspettarmi. Ecco, ci avviciniamo ormai al Natale, mancano pochissimi giorni. Spesso quando si parla dei libri, no? si immaginano anche i libri come piccoli pensieri, un modo per scambiarsi gli auguri. Sì. Un libro è sempre attuale, comunque a prescindere dal genere è sempre un regalo che non va mai sprecato. Perché almeno per mia esperienza io Prima che scrittore nasco soprattutto come lettore, quindi adoro leggere libri, ma non solo di autori famosi, anche di colleghi, scrittori magari meno conosciuti, quindi spesso ci confrontiamo. E penso che il regalare un libro sia un, un dono preziosissimo, perché comunque i libri possono aiutare in qualche modo a. puoi lanciare un messaggio, puoi far riflettere le persone, puoi. Anche far vedere parti di te stesso, perché no, che magari nella vita reale non riesci a far vedere. Quindi, secondo me, può essere un mezzo per, anche per riscoprire quei valori che oggi sembrano un po' persi, no? Diciamo, in questo mondo di social, un po' di superficialità, soprattutto per i giovani d'oggi. Io credo che i libri possano essere ancora un mezzo di comunicazione molto importante. E dicevamo il tuo genere che si rivolge soprattutto ai più giovani ma che riesce a coinvolgere tutti quindi assolutamente dicevi il libro eh, stampato ancora la possibilità di fermarsi anche con una storia di fantasia e fermarsi a riflettere e condividere noi prima abbiamo parlato di teatro abbiamo parlato di scuola quindi mi faceva piacere coinvolgere te anche te in questo argomento. Certo, sì, anche il teatro, io um, lavoro anche a teatro, sono partito dal teatro, ho anche um, fatto spettacoli, diciamo, quindi so quanto, come dicevo, ogni forma d'arte, che sia appunto la scrittura o anche, perché no, il teatro, il cinema, eh, siano dei doni meravigliosi che abbiamo a disposizione per cercare di, anche comunque per… Per lanciare un nostro messaggio, che sia di speranza, d'amore, di, di, di qualsiasi cosa, in qualche modo possiamo far vedere il mondo come lo vediamo noi, e allo stesso tempo possiamo avere per chi ha diciamo, la, la fortuna di poterlo fare. Io mi ritengo molto fortunato a poter fare questo, questo bellissimo lavoro, avere la fortuna di comunque di arrivare a più persone possibili. E allora grazie, io ringrazio a Matteo Cupellaro per essere stato con noi, per averci raccontato del suo nuovo libro Abigel e il mondo dei ghost monster. Grazie a voi, volevo fare un saluto anche ad Anna Itri che è la ragazza che mi ha disegnato le illustrazioni, è una grandissima professionista, nel libro infatti troverete anche, anche nel secondo... Ci saranno dei nuovi bellissimi disegni disegnati da lei, quindi mi, sembra, mi sembrava opportuno citarla. E allora, grazie, grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi, buona giornata. Noi siamo quasi in chiusura, ma come sempre è arrivato il momento di scoprire i titoli del nostro telegiornale, ovvero quelle che saranno le principali notizie affrontate nel corso del TG di 8 Channel delle ore 14. Sì, ben ritrovata Imma, ben ritrovati ai telespettatori. Allora, le principali notizie del Tg delle 14. Innanzitutto il video dal carcere su TikTok del killer di Mergellina, Francesco Pio Valda, accusato dell'omicidio di Francesco Pio Maimoni, ucciso a 18 anni nella zona degli Chalet, protagonista di un video insieme ad altri detenuti dal penitenziario di Terni che è stato denunciato dalla polizia. E poi il Natale, questo Natale 2023. Domani ritorna il tradizionale appuntamento nel carcere di Napoli con il pranzo della comunità di Sant'Egidio, parteciperanno i detenuti più poveri e molti stranieri, come al solito si vuole dare un segnale di eh, speranza. La politica, la Schlein a Napoli si prova l'intesa del Campo Largo, la segretaria nazionale del PD visita la comunità energetica di San Giovanni a Teduccio, rilancia il Campo Largo con Fico e Manfredi. Intanto ad Avellino sarà l'avvocato Benny De Maio il candidato sindaco del centrosinistra. Poi parliamo del patrimonio UNESCO con nuovi divieti a Benevento, il comune Vara alla stretta, no? a cartelloni pubblicitari sul Corso Garibaldi, addobbi eccessivi davanti alla chiesa e guardia alta per limitare il transito delle auto. Dall'Irpinia poi il messaggio del Vescovo Aiello e del prefetto, fermare la fuga dei giovani, non perdere la speranza. Il messaggio di Aiello e il prefetto Spena indica le occasioni che offre il territorio per restare in Irpinia. Infine il concertone di Capodanno a Salerno che è al piano sicurezza, fumata bianca dalla prefettura. Via libera al concerto dei Pù in Piazza della Libertà. Ci saranno accessi contingentati per 20.000 persone. Queste le principali notizie del TG. Ci vediamo alle 14 a Thema. Grazie, grazie ad Angelo Giuliani, è arrivato il nostro appuntamento con i social, io vi ricordo sempre che sui social di 8 channel potete essere aggiornati non solo sulle produzioni in onda sul canale 16 ma anche per le, per le produzioni in versione on demand, come in questo caso c'è l'edicola di 8 channel che potete rivedere dal sito www.ottochannel.tv e poi ritroviamo proprio il nostro Angelo Giuliani ci ha appena aggiornato sui titoli del TG lo ritroviamo giovedì con Focus Serie C appuntamento alle 20.30 sul canale 16 l'approfondimento settimanale sulla Lega Pro ed ancora sempre dalla pagina Facebook di Otto Channel troviamo la nostra Sonia Lantella, l'appuntamento con Otto gole è disponibile in versione on demand la puntata del 19 dicembre, la puntata andata in onda proprio ieri sera su Otto Channel. Ed ecco l'appuntamento quotidiano con l'approfondimento con la rubrica punto di vista cura del direttore di Otto Channel Pierluigi Melillo. Dopo la cancellazione del reddito di cittadinanza si punta all'assegno di inclusione. Vediamo le misure a sostegno delle persone in difficoltà. I dettagli, come detto, nell'intervista a Gennaro Saiello, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, realizzata dal direttore di Otto Channel, Pierluigi Melillo. E allora noi siamo veramente in chiusura, grazie come sempre per averci seguito, grazie ai nostri ospiti, ci rivediamo domani puntuali a partire dalle 11.30.